Purtroppo abbiamo accusato il fatto di aver preso gol nei primi minuti del secondo tempo. Il gol è avvenuto su una nostra ingenuità, questo è fuori discussione. Abbiamo perso una palla a centrocampo e abbiamo permesso al Vasto Girardi di andare in contropiede e di fare un 3 contro 2 in difesa che ha permesso di andare in vantaggio. Poi con questa pioggia, con il campo scivoloso, insomma, era molto complicato giocare palla a terra. E il nostro centrocampo ne ha sicuramente subito le conseguenze. Di Lollo non ha fatto sicuramente una delle migliori sue partite, ma capisco che poi quando si giocano i palloni alti chi è che deve far gioco è limitato. Il Vasto Girardi è una squadra strutturata bene fisicamente e quindi poi dopo, una volta andata in vantaggio, è stata favorita, insomma, da questo campo scivoloso. Però ecco, avevamo poi reagito e avevamo, insomma, fatto il pareggio con Marco Antonelli, e sinceramente queste prime partite sono fatte di episodi. Quando poi gli episodi ti vengono tutti a sfavore, poi ci sta che puoi perdere la partita. Danna è fondamentale in campo per il carisma che ha, anche perché è stato un infortunio inaspettato, quindi ha trovato un po' impreparati tutti, però purtroppo sono cose che capitano. Dobbiamo capire che sia con Danna che senza di Danna dobbiamo dare continuità durante i 90 minuti, perché non possiamo commettere degli errori abbastanza evidenti individuali che poi ci costano caro, ecco.